passiamo ad un altro argomento proposta dall'associazione Fare Arte nel Nostro Tempo in collaborazione con il Museo Cantonale d'Arte. Sabato presso l'auditorio dell'Università della Svizzera Italiana si svolgerà una conferenza, un dialogo con esperti di diverse discipline su un tema a mio avviso molto interessante che vi ha anticipato Sara, la folla. A parlarcene è venuta direttamente da Torino e la ringrazio moltissimo, Elena Volpato, storica dell'arte e curatrice della Galleria d'Arte Moderna Fondazione Torino Musei. Benvenuta. Buonasera. Buonasera. Grazie. Elena, lei modererà questa giornata di sabato e direi di partire proprio dal tema, il tema della folla, che di per sé è un tema che è intrinsecamente multidisciplinare. Eh sì, perché è un tema plurale per definizione ed è una grandissima sfida all'interno dell'arte che vive della visione di un artista, che in genere è un soggetto singolo, che proietta il proprio sguardo sul mondo. Ma nel caso della folla, per occuparsi della folla, deve accogliere all'interno della propria opera, all'interno del proprio pensiero, lo sguardo plurale, questo riflesso caleidoscopico di mille sguardi che riguardano così lo stimolo che lui ha lanciato. In questo caso, nel caso delle visioni in dialogo, queste giornate di studio che teniamo, e la prossima sarà appunto sabato, è come se noi duplicassimo anche metodologicamente questa pluralità di sguardi e per cui consegniamo di nuovo all'arte la possibilità di occuparsi di mondo, di società, di realtà plurale, perché ne parliamo non in modo così chiuso all'interno della nostra nicchia, ma abbiamo invitato diversi esperti di diverse discipline che apriranno questo sguardo sulla pluralità. Senta, Manzoni definiva la folla, quindi parliamo nell'ambito della letteratura, come un movimento irrazionale, come un vortice guidato da pochi leader a cui si fa fatica a resistere. Due secoli dopo sono cambiate le cose? No, in parte è ancora così. I nostri telegiornali, almeno quelli italiani, sono pieni di considerazioni, di commenti sul populismo ed è una realtà che pare attraversare l'Europa, ma probabilmente non soltanto l'Europa. Manzoni era un artista, per cui considerando la folla come un soggetto da ritrarre, non poteva che essere affascinato da questa sua capacità di trasformarsi in una specie di organismo, quasi un mostro che veniva guidato dalle emozioni. Certo, questo non è un ritratto compiuto né scientifico della folla, ma in parte, diciamo, la famosa pancia, no, del paese, noi diciamo in Italia, è ancora lì. Senta, lei è esperta di arte contemporanea, no? A partire dagli anni 60, quindi in pieno boom, la folla era considerata, soprattutto anche dai pubblicitari, come massa, no? Sì. Massa dove sparavi il messaggio. Anche qui le chiedo, è cambiato qualcosa oggi, soprattutto anche pensando al cambiamento sociale che sta avvenendo a livello di comunicazione, insomma, peer-to-peer, one-to-one, social network, certo. E queste cose qui. Secondo lei, dal suo punto di vista, cioè la massa è ancora massa così, no, quanto non, tale? No, no, fortunatamente no. Domani, ad esempio, sarà con noi il professor Jacques Lévy, che è un geografo e un esperto di teoria dello spazio rispetto alle società, e lui ci spiegherà molto bene qual è la differenza tra la folla, la massa, la moltitudine e questa che è una nuova definizione molto più accettabile di società degli individui. E che significa restituire ai singoli individui che compongono la folla la capacità anche di essere creativi nel loro modo di stare insieme. Senta, anche la videoarte ha trattato questo argomento. Un esempio, un lungometraggio di Godfrey Reggio, poi musicato anche da Philip Glass. E così, cioè, la videoarte in che modo si è occupata di questo tema? Inizialmente la video art ha cercato di dimenticare, di cancellare la folla, perché reagiva all'idea della cultura televisiva, che significava appunto, da uno studio come questo, stiamo parlare... proprio guardando le immagini. Esattamente, significava rivolgersi a una popolazione che veniva in qualche modo all'inizio omogeneizzata dalla televisione governativa, perché c'erano pochissimi canali, per cui gli artisti utilizzavano la televisione per guardare dritto in macchina e creare un rapporto uno a uno. Ma poi con gli anni e con lo sviluppo delle tecnologie, in realtà anche gli artisti hanno approfittato di questa possibilità di giocare
alla partecipazione anche con un numero molto importante di persone. E sabato sarà con noi questo artista, questo famoso artista cinese Du Zhenjun, il quale realizza delle installazioni interattive all'interno delle quali ci sono immagini di folla, ma è il pubblico allargato di grandi eventi come le biennali internazionali che interagisce con le immagini della folla, per cui sono dialoghi tra moltitudini che creano bellezza. Lei non solo modererà la giornata, ma insomma presenterà anche una sua relazione parlerà della Torre di Babele nell'arte, insomma significato simbolico la Torre di Babele, certo. Di Babele, dello spingersi oltre, no? Assolutamente, è una specie di proiezione spaziale architettonica, la costruzione di una grande opera d'arte totale in cui popolazioni diverse, culture diverse proiettano i propri sogni ma anche i propri incubi, perché è un po' come costruire dei mostri che non finiscono mai e finiscono col nutrirsi della popolazione stessa, ma è stata anche il luogo di grandissime utopie, come fu per il situazionismo e l'idea di creare una nuova Babele che fosse un nuovo mondo. Guardi, proprio un'ultima domanda, siamo quasi in chiusura, ma l'arte, e questo penso sia positivo, ultimamente viene trasmessa anche un po' di più, no? In televisione, pensiamo ai canali tematici, ma l'arte da sola riesce a bucare lo schermo, o per godere e capire l'arte nella sua espressione totale, insomma, bisogna andarla a vedere al museo? Sì, alcuni critici possono essere capaci di bucare lo schermo, ma l'arte richiede un rapporto di intimità, la presenza dell'arte nel luogo che la può porgere nel migliore dei modi. Per cui... Grazie Elena Volpato, grazie per essere stata nostra ospite, davvero grazie. Vi ricordo dunque l'appuntamento con questo interessante tema e i molti relatori che vi parteciperanno questo sabato dalle ore 11 alle ore 17 presso l'auditorio dell'Università della Svizzera Italiana.